Farei una... sì. Accusa zelante, via. Ok. Ah no, terminiamo sta battaglia. Busto. Che puro... perché però... ah sì, no, il posto ce l'ho. Il posto ce l'ho. Ok, chiudi. Apriamo il forziere. E all'interno troviamo... 3 busti, va bene. Io farei l'accampamento. Quanto prima. Ci vediamo tra poco. Ok, mentre tornavo indietro... verso questa stanza, a quanto pare qui c'è un'altra battaglia, però noi ci siamo già passati da qui, quindi non so, sinceramente non so come mai, però ecco qua, ah, taglia gole fuori legge, ah, ok, non sapevo che potessero uscire così dal nulla, diciamo, ecco. Allora, dissanguamento 40, morbo 40, vabbè, dai, andiamo di esplosione nauseante. Lo farei su... boh, su questo qui. 0 danni, però gli abbiamo dato il morbo. Bene, 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 bene. Ah, tra l'altro, sono riuscito a togliere la mortalità contadina tramite un'abilità dell'accampamento di Nando. Venanza non ho potuto, più che altro perché... Venanza, non ho potuto perché... non avevo più il tempo. Quindi farei una grazia divina su la nostra dottoressa. 8 punti ferita recuperati, bene, benissimo. Colpo di pistola, non me lo fa fare. Allora, a sto punto, fare una raffica. Ottimo. E sai cosa? Non lo so, una chiamata alle armi, magari. No, punizione divina. Sì, 11 danni, va bene, perfetto. Lui è fuori dai giochi, ok. Fare a fette, schivato, grande. Ok, fuori uno. Fuori uno, raffica a tappeto. Aia. Ma ci ha dato anche un debuff. Meno 4 schivata a 3 round. Non dico cosa sia. Inizia con la B però la parola. Fare una bella raffica, schivato. Porca miseria. E allora e se provassi un'accusa zelante? Su entrambi? Anzi no, sai cosa? Ma sì, dai, accusa zelante, vai. 5 e 8 danni. Buono, non male. 3 punti ferita. 8. Facciamo sul tagliagola fuorilegge, dai. Ok, 5 e 7, va bene. Adesso... ma sì, dai, conforto divino, vai. 5 punti ferita subiti. Coltellata su contardina. Aia. Dissanguamento. Ok. Ok, ok. Benda, vai. E una raffica. Oh, bene, dai. Bene, bene, bene. Oro, lo vogliamo pigliare? Ma sì, dai, per adesso lo piglio. Ok, proseguiamo. Proseguiamo. Ok, e adesso verso l'ignoto. Questi corridoi che ancora non abbiamo visitato durante questa missione. Oh, gargoyle, questi? Tempesta d'artigli. 2-3 danni. Tempesta d'artigli ancora. Aia. Aiaiaiaia, fanno danni, picchiano, picchiano. Granata pestante? Sì, dai, proviamo una granata pestante. 0 danni. E morbo respinto, porca miseria. Cura, no, grazia divina, com'è che ti chiami? Sì, grazia divina su contardina. Vai. Cosa siete? Empio. Ok, quindi il nostro Nando sarà fortissimo contro di loro. Beh, oddio, 2-4 danni. Per carità. Codata. 2 danni. Non fanno molti danni, però, quanto pare. È che sono dei... rompiscatole, più che altro, perché muovono la squadra. È quella la rottura di palle di questi gargoyle. Sì, questo è addirittura un critico. Solo i 3 danni. Stordito, però. Caspita. Ah, hai capito, i gargoyle. Esplosione nauseante. Allora, non lo so, riproviamo. Magari contro questo qui. 0 danni. E morbo. Ok. 5 punti ferita. Per round. Lui ha 6 punti ferita rimasti.
Sai cosa? Luce accecante su... il terzo, dai. Schivato. Te pareva. Abbiamo aumentato di poco però la luce, quello va bene. Codata. Hanno schivato a 16, ecco perché sono abilissimi nello schivare i colpi. Un'altra codata su contardina. Fanno pochissimi danni, ripeto, però ecco, è questo il... la cosa che mi dà fastidio, il fatto che siano capaci di muovere la squadra a loro piacimento, diciamo. Colpo di pistola, dai, proviamo. Oh, finalmente, 5 punti ferito, dai, buono, buono. Grazia divina su Nando, che ha pochi punti ferita. Adesso, sai cosa? Punizione divina, 5 e 7, 5 e 1, ma sì, dai. 10 danni, ok. Fuori dalle scatole. Fuori, ok. Quindi è rimasto solo uno. Adesso approfitterei più che altro per curare un po' tutti con Rovelio. Ok, 3 punti ferita, va bene. Inizia a muoverti davanti adesso. Insomma, il Gargoyle piace... piace fare il simpatico, eh. Vabbè, a sto punto, esplosione nauseante. Un danno e morbo. Buono, 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 buono. E allora, ne approfitterei. Chiamata alle armi su te stesso, Nando. Ok. Stress diminuito di 5. Rovelio. No, Venanza. Venanza... non lo so, prova incisione. Oh, grande. Ok. Perfetto. 1000 danari. Li piglio. Adesso. Rovelio sta là e Contardina sta qua. Ok, e siamo pronti per andare, per proseguire il nostro viaggio, la nostra missione. Buono, 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 buonissimo. Ok, battaglia nella stanza con Reperto, quindi adesso sappiamo che in questa stanza ci sarà un'altra battaglia. Come se non bastasse, no? Dopo quest'ultima che abbiamo fatto contro i Gargoyle. Vediamo chi ci aspetta qui, vediamo quale battaglia ci aspetta. Ah... aiuto, cultista e nobile. Allora, colpo di pistola sul cultista. 7 danni, va bene, va bene. Mamma. 19 di stress. Oh. Tra l'altro anche marchiato Contardina. Quindi adesso tutti quanti attaccheranno Contardina, ovviamente. Contardina purtroppo in questa missione ha... cioè, non so quante volte è andato in punto di morte. Adesso è nuovamente in punto di morte, quindi... colpo notturno, ecco. Contardina è fuori dai giochi. Porca miseria. Porca miseria. Questa è persa. Questa è persa. Luce accecante sul cultista nobile. No, questa è sicuramente persa, perché il negromante non credo di riuscire a combatterlo... con solo due, con solo i tre. Tra l'altro, bruttissimo, adesso che Venanza è passato in questa posizione, non può più utilizzare granata appestante. Che palle. Sai cosa? Prova un dissaguamento su di lui. Respinto. Dissanguamento. È un incantesimo stressante. Ennesimo incantesimo stressante. 22 di stress. 22 di stress. C'è un botto. Luce accecante sul nobile d'ossa. Dai, proviamo. Stordito. Va bene, dai. Va bene. 5 punti ferita. Chiamate le armi su Rovelio. Più che altro per diminuire lo stress, che è altissimo. 80 è altissimo. Ok, il nobile è fuori. Lei quanto ha? 4 e 6? No, lei invece no. Lei è ancora contro di noi. Strattonata sovrannaturale. Mamma. Che batosta, ragazzi. Che batosta che abbiamo pigliato. Questa è stata difficile, eh. Allora, sai cosa? Io farò un'altra chiamata alle armi. Quasi quasi. Eh sì. Dai, su Venanza.
2 punti di ferita recuperati e 9 di stress. Va bene. Farei anche una, sì, un conforto divino su tutti. Ok, 5 punti di ferita recuperati. Bene. Colpo notturno. Aia. In nome dei vecchi dei. Beh, ovviamente adesso ce l'hanno tutti con Venanza perché è debole. Nel gruppo è il più debole. No, Venanza usa quanto prima la benda. E togliti il dissanguamento. E poi cerchiamo di dare il morbo a sto cultista, dai. Ok, ok, dai. Ok, il quella è andata via, va bene. Punto di morte ancora. Grazia divina. 8. Grande Rovelio, grande Rovelio. Mamma mia, cosa zelante, dai. 7 e 5, buono. Buono, buono, dai. Ok. E adesso, grazia divina, su Venanza, 9 punti ferita recuperati. Benissimo, perfetto. Esplosione nauseante. Morbo, ok. E adesso farei, sì, una chiamata alle armi con Rovelio. 5 di stress recuperato, va bene, dai, va bene, va bene. Wow, sacco di roba. Un sacco di roba che però purtroppo non posso prendere. E qui... cos'è questa faccia brutta? No, allora sai cosa? No, evito. Esplorazione. Questa secondo me sarà... non lo so. Proviamo, andiamo avanti, non lo so, vediamo un po' come va. Perché non credo... Non credo ce la possa fare. Non credo. Ok, quindi il negromante sta qua, sicuro. Sicuro sta qua. Perché qui abbiamo una battaglia nella stanza col reperto. Secondo me lui sta qua. Abbiamo una battaglia adesso, però. Contro, vediamo un po' chi. Ok. Due scheletrini e un balestriere. Il balestriere è sempre pericolosissimo, come al solito. Grazia divina. Ok. Squarcio sepolcrale. Schivato, va bene. Esplosione nauseante? No. Ah, già, perché... ah, che palle. Che palle. Venanza è praticamente inutile adesso. È quasi inutile. Perché non mi fa utilizzare granata appestante, che è l'attacco preferito da parte mia, ecco, di Venanza. Devo essere sincero. Non so, punizione divina. Ok, questo è fuori. Va bene. Allora, qui devo essere per forza nel terzo o quarto slot. Va bene. E tu invece con questo qui, per dire qua? Anche qui. Terzo o quarto. Qui in tutti, però. Non mi piace, però, come cosa, niente, non me lo fa fare. Vabbè, attacca questo, dai. Ok. Ok. Colpo di baionetta. 6 punti ferita contro Nando. Squarcio sepolcrale contro Rovelio, 10 punti ferita. Anche gli scheletrini qui in questa missione da veterano cioè, tolgono un botto di danni. Fanno un botto di danni. Dai, miglioriamo un po' la torcia. Cerchiamo di aumentare questa torcia che sta diminuendo, anche perché ne ho poche, me ne sono rimaste solo 8, quindi vorrei evitare di consumarle tutte tramite appunto nei corridoi, ecco. Esplosione nauseante sul balestriere. Ok, perfetto. Io farei un'altra luce accecante. 2 danni e stordito, bene. Adesso, un'altra bella chiamata alle armi, sempre su Rovelio, cerchiamo di diminuirle lo stress. 11 danni, la madonna. Oh, ma è veterano. Dai. Non fare lo splendido. 15 e 10. Conforto divino, dai. 3 punti ferita. No, Rovelio. 7. Dai. Esplosione nauseante. Ok. Chiamata alle armi ancora. Per forza, sono costretto. Devo migliorare
quanto più mi sarà possibile lo stress. Ok, colpo di baionetta, 3 danni, va bene, ci sta, lo accetto. Ok, un'altra esplosione nauseante sul veterano d'ossa. Ok, dai, 10 punti ferita per Morbo, quindi adesso è... Allora, lui è fuori dai giochi, e lui no, il balestriere no. Io farei una grazia divina su Nando. Sì, 8 punti ferita recuperati, bene. Rinforzi. Come rinforzi? No, vabbè, questo non lo sapevo. Questa non la sapevo dei rinforzi. Ma che palle. Ok, dai, facciamo fuori sto qua. Che palle. Luce accecante, stordiamolo. Bene, dai, bene, bene. Sai cosa? Ah, non posso. Ma porca miseria. E allora, chiamate le armi su Rovelio. Ok. Squarcio sepolcrale. Schivato, finalmente. Dai. Esplosione nauseante che non me la fa fare su questo qui perché a quanto pare in furtività e quindi non me lo fa fare. Vabbè. Va bene, va bene. Allora, 5 e 12. Conforto divino. 5. Dai. Bene, bene. Cinque, sei. 37. Sai cosa? Io farei un colpo stordente sul tiratore d'ossa. 8 danni e... Ma va, va. Ok. Esplosione nauseante sullo scheletrino. Gli abbiamo anche dato il morbo, va bene. Il balestriere fuori dalle scatole, finalmente. Luce abbiamo 93. E allora io farei un bel conforto divino. 3, solo 3. Mannaggia. Squarcio sepolcrale, 10. Chiamata le armi su Rovelio? Ma sì, dai. 5 stress recuperato, va bene, dai. Facciamola finita adesso con questo qui. Anche per evitare che arrivino magari altri rinforzi. Vorrei evitare. Vorrei decisamente evitare. Però una grazia divina la devo fare su Nando, perché ha pochi punti ferita. Ok, levati dalle palle. E questo mi è proprio uscito dal cuore. Ok. Raga, io provo ad andare qua giù. Ok, proseguiamo. Scusate la pausa con la piccola interruzione. Sì, pigliamoci il cibo. Ok. Oh, grande, grande. Ma cosa vuoi che devo sapere cosa contiene? Contiene una torcia. Contiene una torcia. Rovelio, dai. Insomma, sì, tra l'altro se una donna che ha studiato, se una donna erudita, dovresti sapere queste cose. Oh, qui me le stanno pigliando tutte. Mi stanno rubando tutte le sacche. Accendiamo la torcia, va? Fame. Sì, mangiate. Ok, secondo me questa è la... Siamo arrivati al negromante, secondo me. E allora, con Venanza... Io mangerei, sì, il cibo. In modo tale da curarlo un poco. Andiamo. Andiamo. Eccolo qui. Negromante. Eccolo qui. Richiamo della carne. Ehi, è così, inizi così. Proprio un inizio col botto, eh. Ok, vai di morbo. Vai di morbo quanto prima. Madonna, 158 punti ferite. Dai, però. Quanto hai di stordimento? 95. Figurati. Mai. Non riuscirò mai. Grazia divina però su Nando. Nando qui sarà importantissimo, perché lui è forte contro gli empi. Punizione divina. 19. Bene. Dai. Richiamo della carne ancora. Madonna. Beh, qui per forza. Cura di gruppo, 5 punti ferita. Dai, 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 dai.
Ah, mamma mia. Aspetta un po'. Sai cosa? Venanza? Vai al posto di Rovelio. Punizione divina. 15. Bene. Bene. Ho spostato Venanza perché dovrei riuscire finalmente a esplosione nauseante. Ma porca miseria. Ah no, 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 colpa. Granata festante. Ok. Morbo, 9 danni. Va bene, va bene, va bene, va bene. Sì, conforto divino, dai, su tutti. 3 punti ferita, dai, va bene, va bene, va bene, dai. Colpo notturno schivato, bene. Adesso, sì, dai. Ok, 18 danni. Buono. Buono. Artigli del morto. Aia. Mostri dell'abisso. È arrivato un altro. Appestante. Granata appestante. Dai. Appestiamolo come se non ci fosse un domani. Conforto divino, sì. E alla fine, guarda, Rovelio deve essere la nostra, il nostro medico in questo momento. Deve solo curarci. E Nando, il nostro tank, che deve pigliare tutti i danni e cercare di far fuori più scheletrini possibile. Bene, bene. 11 punti ferita fatti. O meglio, tolti. Aia. Però ci sono sti qua in furtività che poi non li posso attaccare. Che palle. Morbo, 12, va bene. Squarcio sepolcare. Aia, aia. Venanza, tra l'altro, è in recupero dal punto di morte, quindi devo stare attento. Quanto ho di luce? 77. E se provassi... Ma proviamo, dai. Beh, figurati. Schivato. Te pareva. 9 punti ferita. Aiuto. Accusa zelante, magari? 5 e 9. No, sai cosa? Io faccio una chiamata alle armi su... Sì, sulla dottoressa. Dai. Richiamo della carne. Mamma. No, no, il baluardo d'ossa, no. Conforto divino. Ok, 5 punti ferite recuperati. Dai, dai. Mamma, che palle, ragazzi. Cioè, no, Granata appestante, dai, riproviamo. 12 per round, va bene. Ehi, 17. Questa è persa. Squarcio sepolcrale. No, no, no. Oh, perdonate. Perdonate il telefonino. No, ragazzi, questa è persa. Alla grande pure. No, no, questa questa è persa. Vabbè, togliamoci il punto di morte, ma richiamo della no, no, no. E questa è la mia ultima battaglia. Mi sa di sì, Nando. Mi sa di sì. No, sono granata appestante, ma devo essere sincero, ragazzi, sono preso male, mi ha preso male, di brutto, mi ha preso troppo male. Mi ha preso troppo male. Mi ha preso troppo male. Boh, chiamata le armi, dai, curiamolo un po' Nando, non lo so. E togliamo un po' di stress, ma... Ok, schivato, meno male. Una gioia ogni tanto. Richiamo della carne. Vai. Nando è sempre in punto di morte. Conforto divino. 5 punti feriti recuperati. Brava Rovelio. Squarcio sepolcrale su Rovelio. Granata appestante, vai. Allora, quanti punti ferita c'hai? 69. 12 per round.
Dicono che la speranza è l'ultima, e deve essere l'ultima a morire. Non lo so, speriamo, dai, io voglio sperare, dai. Voglio ancora sperare. Chiamata alle armi, su te stesso. Dai, 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 dai. Madonna, richiamo della carne. Questo fa un botto di danni. Fa un botto di danni. Vabbè, sai cosa? Sì, dai, facciamolo contro il baluardo d'ossa. No! Oh, che culo! Chiamata le armi, dai. Madonna, che culo. Ok. Peso morto. Non so se piangere o mettermi a gridare. Non lo so. È finita. Adesso Nando e Venanza sono in punto di morte. Tra l'altro, madonna. Vabbè, vai indietro. Ma Rovelio, quando me la fa usare? No, questa. No. Finita. Finita, è andata. No. Beh, conforto divino, dai. Boh. 3 punti ferite recuperati. Niente, praticamente. Difesa scellerata. Quattro danni. E ormai il morbo è andato proprio a... a concludersi. Che palle, oh. Se avessimo avuto Contardina, secondo me... ce l'avremmo anche potuta fare. Perché non ha molti punti ferita rimasti. Non ne ha tanti, 45 non è tanto. Non è tanto. Che palle, ragazzi. No, mi sa che qua è concluso. Colpo di grazia. Sì, finito. Schivato. Sì, ma ormai è finita, ragazzi. È ufficiale comunque, eh? Io odio sto gioco. Lo dico ufficialmente, io odio sto gioco. Bon. Punto di morte per Venanza. Qui è morto. No, ancora no. Wow. Duro a morire, eh? Duro a morire. Chiamata le armi, vai su te stesso. Morto e sepolto. Masochistico. Per il nostro Venanza. Squarcio sepolcale su Nando. 5 danni. Adesso ancora una volta in punto di morte. No, no, questo ormai purtroppo... offensivo. Offensivo se non erro. Decide da solo cosa fare, se non erro. Schivato. Beh, ma è una gioia. Ah no, forse è un'altra cosa, offensivo. Ah, offensivo mi pare aumentasse lo stress di tutti, se non erro. Fuga dal combattimento. Cioè, boh, che poi volendo potrei anche scappare, però... è la verità, oh, a me non mi piacerebbe perdere Venanza, eh. Ma anche no. Ma anche no. E Nando, vabbè. Nando, insomma, non ha niente di... sai che? Fuga. Scappiamo proprio dal dungeon. Ragazzi miei, mi dispiace, lo so. Mi dispiace davvero, però purtroppo... cioè... palle, Rovelio, poi Rovelio era fortissima. E anche Contardina, la verità, Contardina era forte. Mannaggia. Fossi andato a destra, anziché a sinistra. Porca miseria. Vediamo un po' la diligenza che c'è. Galeano, un altro crociato. Odio del sovrannaturale. Sai cosa? Io Galeano lo piglio.
piglio Galeano. E bah, piglio solo Galeano per adesso. E ovviamente abbazia, recupero dello stress, venanza, sala della penitenza. E dove sei? Nando. Ah, Nando non posso. Perché non posso? Devo sanguinare, devo soffrire. Ah, che bello, sì, certo. Ah, non posso. Vabbè. E allora sai cosa? Manderei magari Nando alla taverna? Ah, non posso proprio. Che palle. E vabbè ragazzi, con questo episodio di fallimento totale, io vi saluto, spero, mi auguro il video sia stato di vostro gradimento. Un abbraccio, ciao.